Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Finalmente si torna a parlare di video, sono stata un po' in quarantena preventiva e quindi insomma manco da un po' dal canale, ma avete visto sono tornata con i video e finalmente si torna a parlare di libri. E vi porto subito subito la recensione di un libro letto praticamente durante la quarantena, uno delle ultime uscite. Ormai dal titolo sapete già di cosa parliamo. Comunque, se avete visto i video con le uscite di questo periodo, è una delle ultime uscite in casa Mondadori, in particolare per la linea Oscar Volt, linea Fabula, anzi è il primo della linea Fabula che compro. Questa è una linea che esce da pochi mesi, credo sia il quarto o il quinto della linea, adesso non ricordo bene. Comunque la nuova linea della Oscar Volt con dei libri che sono tutti un po' porno, uno più dell'altro, e quindi andiamo a vedere e parliamo oggi di Mexican Goddess di Silvia Moreno Garcia. Innanzitutto andiamola a vedere perché insomma la Oscar Volt ci sta abituando a delle edizioni lussuosissime. Questa comunque è la cover, perlomeno quella ufficiale con cui è uscita. Questa è la costa e questo è il retro. Cover ufficiale dicevo perché ovviamente sotto la sovraccoperta c'è un'altra cover, anche se io penso che userò questa perché mi piace decisamente di più. Sotto il libro è fatto così, ha circa 350 pagine e come dicevo è stato scritto da Silvia Moreno Garcia. Eccolo qua con l'altra cover e lo terrò sicuramente così. Silvia Moreno Garcia, autrice anche di Gods of Jade Shadow, altro libro suo che all'estero ha avuto molto successo e che io a questo punto spero tanto che la Oscar Volt ci porti anche quello. È un libro che mi è piaciuto, vi spoilerò subito il risultato, ma poi alla fine del video capirete perché. È un libro a cui ho dato 5 stelline su 5, anche se devo dirvelo, non è un libro perfetto, non è un libro che piacerà a tutti, ma secondo me è il libro perfetto per me. Perché? E vediamo di cosa parla. Innanzitutto è ambientato negli anni 50 in Messico. Abbiamo la nostra protagonista, Noemi, figlia di buona famiglia, amante della bella vita, di uscire, di divertirsi, che soprattutto non vuole sposarsi perché ha paura che con il matrimonio debba sottomettersi al volere del marito. E lei è indipendente, è una donna molto indipendente che vuole decidere per sé e per la propria vita. È sicuramente una ragazza molto esuberante. Tutto cambia quando a casa arriva la lettera disperata e delirante della cugina. Cugina Catalina, che si è appena sposata. Catalina è l'opposto di Noemi, l'opposto della nostra protagonista, perché è una ragazza sognante, che crede nelle favole, crede nel vero amore, nell'amore a prima vista, e infatti si è sposata in maniera molto veloce, senza conoscere davvero il suo sposo. E quindi l'opposto di Noemi, io in Catalina mi ci sono rivista tantissimo. Arriva appunto questa lettera delirante a casa dove sembra che Catalina sia non sana di mente. Infatti lei parla di voci nei muri e di cose che succedono. Il padre di Noemi, quindi zio di Catalina, preoccupato dalla situazione essendo Catalina orfana, decide di spedire Noemi, dicendole insomma tra donne vi capite meglio, a cercare di capire cosa succede. Quindi Noemi arriva in questa grandiosa villa, molto ricca, ma anche molto decadente, sul cucuzzolo di una montagna. E qui comincia l'avventura, la vera avventura di Noemi per scoprire cosa sta succedendo alla cugina e cosa nasconde questa casa che sembra a prima vista quantomeno infestata, o comunque è sicuramente infestata dalla muffa. Quindi è una casa molto sfarzosa, ma anche molto fatiscente, molto decadente. Dal titolo Mexican Gothic è ovvio che l'autrice si è rifatta tantissimo alla letteratura gotica. Poteva non piacermi a me sto libro? Certo che per forza doveva essere così, e infatti la prima parte ha dei richiami alla letteratura gotica. Ovviamente non vi aspettatelo un romanzo gotico, perché la scrittrice è contemporanea, perché scrive questo libro che è indirizzato sicuramente a un pubblico giovane. E quindi è una scrittura molto fresca, molto, molto veloce, molto giovane rispetto ai romanzi gotici. Però le ambientazioni richiamano tantissimo. Sappiamo che la letteratura gotica è, se, insomma, se seguite i video sulla letteratura gotica, saprete che
è caratterizzata da due elementi fondamentali, quindi l'elemento orrorifico, l'elemento della paura e l'elemento romantico, inteso non però, per questa cosa me l'hanno chiesta, non come storia d'amore tra i due, ma come attrazione fatale, attrazione decadente e anche deleteria, insomma, che attrazione anche dell'oscuro, di ciò che è sbagliato, della parte oscura di noi, insomma. E questo libro, questi elementi ce l'ha tutti, però riscritti in una chiave molto moderna. Quindi tutto ciò che è gotico ci viene riportato in chiave assolutamente moderna, fresca, frizzante. Infatti, appunto, siamo proprio come nei veri romanzi gotici, in una magione sperduta nel nulla che sembra appunto infestata. Tutto questo per tutta la prima parte, infatti fino a circa pagina 250 circa, a me ha ricordato tantissimo anche Shirley Jackson. Certo, rispetto alla Jackson, Shirley Jackson ha questa dote meravigliosa di concludere i libri dando un pugno allo stomaco al lettore, e quindi quando finisci i libri di Shirley Jackson letteralmente stai male, c'è poco da fare, mentre Silvia Moreno Garcia è molto più positiva, è tutto molto più positivo, tranquillo, non ci sono i finali di Shirley Jackson, però la prima parte me l'ha ricordata tanto nel modo di scrivere. La seconda parte, poi c'è una seconda parte conclusiva dove c'è un viaggio folle e l'autrice cambia completamente le carte in tavola, quindi molte delle critiche che ho sentito a questo libro, anche se, ripeto, è un libro di cui si parla benissimo, però alcune delle critiche che ho sentito a questo libro sono proprio perché chi ha apprezzato tanto la prima parte ha avuto difficoltà a entrare nella seconda parte, perché l'autrice sconvolge completamente le carte in tavola, e quindi malgrado, insomma, per chi legge un certo tipo di libri, quindi per chi è abituato all'horror o al gotico, insomma, era abbastanza prevedibile quello che sarebbe successo sul finale, proprio perché lei non inventa niente di nuovo, ma usa elementi già utilizzati da altri autori, anche se lo fa in maniera molto fresca, molto, molto leggera, però insomma è comunque prevedibile quello che succede. Per alcuni lettori è spiazzante questo cambio completamente di rotta anche nella narrazione. Non vi posso dire in cosa cambia perché vi farei un mega spoiler, però fidatevi, da circa pagina 250 in poi cambia completamente il libro. Quindi se vi approcciate a questo libro, fatelo con la mente aperta e con la consapevolezza che a un certo punto verranno cambiate le carte in tavola, e insomma non abbiatene a male con l'autrice, perché ti porta quest'aria e questo sconvolgimento nel libro che io invece devo dire ho apprezzato tanto. È secondo me un libro che possono apprezzare maggiormente può apprezzare maggiormente un pubblico femminile. Dico una cosa molto brutta, perché questa io è una cosa che di solito non dico mai, però in questo caso un pubblico femminile, soprattutto che un pubblico che è abituato a magari quello della mia età, magari i giovani meno, però un pubblico della mia età femminile che è abituato a soprattutto in giovane età a essere stata zittita da qualcuno con più potere di te e può immedesimarsi meglio in Noemi. Noemi è molto esuberante, è molto indipendente, ma spesso e volentieri si trova a dover subire le decisioni altrui, proprio perché è una donna negli anni 50, e per quanto lei voglia essere indipendente non può esserlo fino in fondo, perché in fondo dipende dagli altri. Insomma, c'è sempre un uomo che deve decidere dietro di lei, o comunque una donna più anziana. Quindi le lettrici della mia età, secondo me, si medesimeranno e apprezzeranno di più questo libro proprio per il fattore di medesimarsi in questo elemento, per cui senti il terrore di Noemi ancora più forte, cioè questa incapacità di reagire all'orrore che ti succede, proprio perché non sei libera di prendere le tue decisioni, non puoi farlo veramente, e quindi se ci si riesce a medesimare in queste sensazioni di Noemi, di per quanto vuoi ribellarti, comunque purtroppo la società più di tanto non te lo permette, si apprezza ancora di più la lettura di questo libro, perché questo elemento è fondamentale. Insomma, è un libro che a me è piaciuto tanto. Ha dei difetti, ve l'ho detto, non è un libro perfetto, malgrado io gli abbia dato 5 stelline su 5, ha dei difetti, e sicuramente per molti la storia, i personaggi non saranno molto approfonditi, li troverete soprattutto per certi tipi di gusti non troppo approfonditi, proprio perché la storia si sofferma maggiormente su questo elemento della donna che non può, che vuole ribellarsi ma non può perché è circondata da elementi che non glielo permettono, e ovviamente perché si sofferma maggiormente sull'elemento di paura.
ovviamente va a letto di notte, al buio, assolutamente ve lo straconsiglio, anche se non vi aspettate un vero libro horror. Cioè, come un po' per i libri di Shirley Jackson, c'è questa tensione crescente che un po' spaventa, che però non è un libro, insomma, non vi aspettate un libro di paura, non è Lovecraft, ma sicuramente questa tensione, soprattutto se letto nei momenti giusti della giornata, insomma, vi convincerà sicuramente. Poi, alla fine, dietro mi riporta gli hashtag che mette di solito la Oscar Volt e porta historical fiction, ci siamo, c'è molti elementi, insomma, degli anni 50 e sicuramente lo adorerete per questo, gothic horror, ma, insomma, visto il titolo, mi sembra ovvio, Latinx, perché appunto siamo in Messico, Friends to Lovers, in realtà qui non c'è una storia d'amore, non c'è la storia d'amore come la pensiamo, non c'è il romance, e Hot Villain, anche se io devo dire che qui non c'è un hot villain, c'è un villain che odierete profondamente e visceralmente, e devo dire, io ogni volta che entravo in scena avevo anche un po' di ribrezzo. Non vi aspettate la villain, cioè, ci sono una serie di villain, ce n'è uno in particolare, ma anche una serie di personaggi negativi, e sono tutti deprecabili. Li odierete dal profondo del cuore, dal primo all'ultimo. In conclusione, è un libro che vi consiglio se siete in cerca di una lettura gotica, però con una scrittura nuova, moderna, ma anche leggera, niente di troppo impegnativo, troppo con un livello di horror troppo avanzato. Assolutamente ve lo straconsiglio e vi consiglio di leggerlo la sera al buio, perché è perfetto. Se cercate un libro con una protagonista femminile forte che cerca di ribellarsi alle regole della società, assolutamente sì. Ve lo sconsiglio se cercate il romance, perché in realtà qui non c'è il romance. Ci sono dei sentimenti, sicuramente, ma non c'è il romance, non c'è la storia d'amore, ma ci sono dei sentimenti che nascono tra vari personaggi dovuti all'affrontare insieme alcune situazioni, ma non c'è assolutamente il romance, quindi se cercate quello, assolutamente no. Non ve lo consiglio se, o meglio, ve lo consiglio con l'attenzione, con l'accortezza che da pagina circa tra la 250 e la 300 il libro cambia completamente e diventa qualcosa di completamente nuovo, cambia quasi genere, e quindi aspettatevi questo cambiamento e accoglietelo, perché l'autrice ci sconvolge completamente le carte in tavola. Questo, per questo video è tutto, fatemi sapere se avete letto questo libro, se avete intenzione di leggerlo, che cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se avete delle idee completamente diverse dalle mie, insomma, scrivetemelo sotto con un commentino, fatemi sapere cosa ne pensate, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanella, accendete questa campanella, altrimenti YouTube non vi notifica i video, e soprattutto di commentare, fatemi sapere che siete passati, perché sapete che aiuta tantissimo l'algoritmo di YouTube. Vi metto giù nell'info box comunque anche il link al libro col mio codice affiliazione Amazon, quindi se passate da lì anche quello è un modo per aiutare il canale. Questo è veramente tutto, siamo tornati alla norma, ho un sacco di cose di cui parlarvi nei prossimi video, e quindi auguro buona lettura a voi, buona lettura a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!